Ciao a tutti, oggi realizzeremo i Rainbow Loom a catena, catena doppia e a lisca di pesce. Iniziamo a catena normale. Andiamo a prendere il telaio a catena, a lisca di pesce possiamo farlo anche con due penne o qualsiasi cosa. Iniziamo a catena normale. Io ho scelto dei gialli e dei rosa. Rosa e gialli. Iniziamo col giallo. Spero che vediate. Ok, allora da qua iniziamo dall'ultimo giallo, rosa. Vedete come faccio? Allora, giallo, rosa, un altro giallo e lo metto qua, un altro rosa e lo metto qua, un altro giallo, e si va avanti così fino alla fine, quanto lo volete lungo, ok? Ok, perfetto, abbiamo questa cosa. Adesso nell'ultimo, questo qua, girato in qua, vedete, è girato in qua. Oh, si è sganciato. Ok, allora andiamo a prendere un colore, sarebbe il giallo perché qua, vabbè, prendiamo il giallo, lo giro così vedete meglio e facciamo tre giri, uno, due. Arrotoliamo e 3. Ok, vedete? Perfetto. Adesso dobbiamo. Allora, spero che vediate di nuovo. Allora, vedete, vero? Sì, speriamo di sì. Noi speriamo. Allora, andiamo a prendere il rosa. Così, vedete, usciamo e prendiamo il rosa in dentro, poi lo facciamo uscire, andiamo così, così e andiamo in dentro. Ecco fatto. Poi prendiamo il giallo e facciamo la stessa cosa e si va avanti così. Prendiamo il così e si va avanti così. Ecco fatto. Vedete? Così. Ok, adesso vedete qua. Iniziamo a prendere da qua, dall'ultimo, non dove abbiamo fatto i tre giri. Dall'ultimo lo prendiamo e lo fissiamo bene. Prendiamo così, fate questo movimento delle mani. Poi vabbè, se viene un po' corto, effettivamente la riga potete anche scusate. Ok, ecco qua il bracciale a catena. Questo è un braccialino mini, però potete utilizzarlo facendo di nuovo, lo mettete qua e andate. Fate così, mettete, fate la stessa cosa e andate avanti per averlo più lungo, oppure quando arrivate qua girate e andate fino a qua, oppure collegate in qualche modo, ce la fate a far venire questo gioiellino. Vedete? Ok, adesso iniziamo con il braccialetto a lisca di pesce. Allora, avrei deciso io due colori per essere sicura. Allora, i due colori sono il blu. Aspettate. Ok, per fare Rainbow Loom a lisca di pesce ci occorrerà solo o questa parte o questa qua. Io vi consiglio questa. Non questa qua girata, ma questa qua. Allora, spero di farvi vedere bene. Allora, prendiamo il blu che si vede abbastanza. No, facciamo il viola e lo facciamo a infinito o 8 e lo mettiamo sotto sotto sotto. Ecco. Avete visto? Così.
Poi prendiamo il rosa e ne mettiamo sopra. Poi prendiamo un altro colore che può essere sempre il viola, lo facciamo viola e rosa, questa lisca di pesce, viola e rosa. Queste due cosine potrebbero essere anche due penne, quindi le potresti mettere sulle penne. Vedi questo, incrociato, normale, normale. Adesso prendiamo l'uncinetto, prendiamo quello incrociato e lo portiamo su, anche l'altra parte, così. Schiacciamo un po', poi adesso aggiungiamo un'altra cosa, ovvero il colore del nodo, ovvero un altro viola, uno però. Adesso prendiamo il rosa, lo portiamo su, prendiamo l'altro rosa e lo portiamo e lo portiamo su, poi schiacciamo in giù. Vola sempre questa cosa. Poi prendiamo un altro rosa, prendiamo il viola, lo portiamo su, prendiamo l'altro viola, il primo sotto, schiacciamo, prendiamo un altro viola, andiamo così, prendiamo questo viola, andiamo giù. Spero che vi faccia vedere. Poi prendiamo l'altro viola e lo portiamo su. Vedete, sta già venendo un po'. Poi prendiamo un altro viola. E lo mettiamo. E prendiamo il rosa. Così. Spingiamo in giù. Prendiamo un altro rosa. Prendiamo il viola, poi mettiamo un altro viola e così via che poi verrà. Poi si aggancia qua con il gancetto. Ok, siamo arrivati alla fine e prendiamo e facciamo catena doppia. Allora, prendiamo 2, facciamo giallo, no. Dai, facciamo bianco e rosa. Prendiamo due bianchi, vedete sono due, e li mettiamo qua. Ok, poi prendiamo due rosa. Nel prossimo facciamo la stessa cosa della catena, ok? Così. Comunque volevo dire, scrivete sotto nei commenti cosa volete che faccio la prossima volta tra fragola, cuore. Quelle lì devo ancora imparare bene, però vabbè. E andiamo avanti così. Ne mettiamo solo metà, tipo arriviamo con l'azzurra. Questi colori li adoro perché mi sono di caramella. Ok. Boh, facciamo così. All'ultimo prendiamo un elasticino e facciamo un bel... No, ho sbagliato. Qua prendiamo l'elasticino e facciamo tre nodini. Uno, due e tre. Ok, adesso prendiamo il bianco, lo portiamo su, così, così, e aspettate, ok, è così, poi prendiamo il rosa, così, così, e così, così, così.
Poi andate avanti così fino a quando poi slacciate tutto e vi viene la catena. Quindi vi volevo dire, scrivete sotto nei commenti, spero che avete capito come si fanno i Rambo Loom. E buon ciao!